spiaggia La Playa, immagine simbolo dell'inferno in Sicilia. L'isola brucia da Palermo a Enna, da Siracusa a Ragusa. 100 eroghi che in poche ore hanno volto il catanese. Ma ricordo che ti fosse venire dalla casa di mia nonna. Ed era un ultimo anno scorso, quando ci trovavamo mia madre. Per soccorrere i bagnanti, colti dal panico e bloccati sul litorale, sono dovute intervenire squadre della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e persino un rimorchiatore. I 150 sono stati tratti in salvo, evacuate case e alberghi. Sono scappati poi. Le gang, io sono venuto di solito a fare la strada per non far passare nessuno. E insomma, cominciare ad andare a via dentro casa. Ci ha preso il panico e siamo scesi portando l'essenziale. In tanti non hanno più un tetto e sono stati ospitati in un palazzetto dello sport messo a disposizione dal comune di Catania. Siamo qua, adesso con nulla in mano. 800 ettari di vegetazione sono andati in fuoco. Almeno 2 gli stabilimenti balneari ridotti in cenere. Da ore sono in azione canadere ed elicotteri. Va avanti senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco. Perché ci sono ancora 200 interventi da effettuare soltanto in questa provincia, la più colpita della regione. Il vento soffia forte e caldissimo.